Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Come da titolo oggi parliamo di sottocampionamento del colore. Prima di partire, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ad ogni mio nuovo video. I sensori delle nostre macchine fotografiche funzionano in RGB, sono cioè formate da pixel che registrano il colore rosso, il verde e il blu. Sono sensori formati da pixel sensibili al rosso, al verde e al blu, dai quali poi si ottengono tutti gli altri colori. Un segnale video ha una larghezza di banda molto ampia e questo comporta tutta una serie di problematiche per essere registrato e trasmesso. Di conseguenza, spesso e volentieri sono utilizzate delle tecniche di compressione per migliorare la gestione del segnale. Ad esempio, le informazioni registrate dai sensori sono convertite dall'RGB a un altro spazio colore, lo spazio colore YCBCR, dove Y sta per luminanza, CR crominanza del rosso e CB crominanza del blu. E il verde come si ottiene? Sottraendo alla luminanza le informazioni relative alla crominanza del rosso e del blu. Il passaggio da RGB a YCBCR non comporta perdita di informazioni e, come detto, YCBCR è migliore per quanto riguarda la compressione. Il segnale che esce dal sensore è un segnale elettrico analogico che deve essere convertito in un segnale digitale, in una sequenza di bit. Maggiore il numero di bit, naturalmente migliore sarà la riproduzione del segnale originale che esce dal sensore. Nel video possiamo avere la campionatura del segnale a 8 bit, ovvero 256 livelli tra bianco e nero, tra la cosa più chiara e la cosa più scura che si può rappresentare, oppure a 10 bit, ovvero con 1024 livelli tra il bianco e nero. Nello spazio colore RGB a 8 bit avremo 256 sfumature di rosso, 256 di verde, 256 di blu, e nello spazio colore YCBCR avremo naturalmente 256 livelli di luminanza, 256 livelli di crominanza del rosso, 256 livelli di crominanza del blu. E arriviamo così al sottocampionamento del colore, che è una tecnica mediante la quale le immagini vengono codificate lasciando un maggior quantitativo di informazioni alla luminanza piuttosto che alla crominanza. Questo anche perché la nostra vista è molto più abituata alle variazioni di livello luminoso piuttosto che alle variazioni di colore. Pertanto le variazioni in termini di qualità dell'immagine sono appena appena percettibili e, sfruttando questa tecnica, i segnali televisivi utilizzano una lunghezza di banda inferiore. Il sottocampionamento della crominanza, così come la riduzione della quantità dei dati video utilizzando un campionamento del colore più aggressivo, sono indipendenti dal tipo di codec utilizzato. Le immagini digitali si compongono di pixel e ogni pixel contiene informazioni sulla luminanza, ovvero quanta luce lo colpisce, e sulla crominanza, ovvero di che colore è. Come detto, le informazioni riguardano solamente il rosso, CR, e il blu, CB. Il verde si ottiene per sottrazione e queste informazioni sul colore dei pixel si ottengono mettendo in relazione pixel tra loro adiacenti. E più è alto il sottocampionamento della crominanza, maggiori sono i pixel che condividono i dati sul colore. Il campionamento del colore viene descritto da tre numeri separati da due punti. Pensiamo a due righe con 4 pixel. Il primo numero è il riferimento di campionatura orizzontale della luminanza e indica che l'immagine è una griglia larga 4 pixel. Il secondo indica quanti campioni di colore vengono presi nella prima riga e il terzo indica invece quanti campioni di colore vengono presi dalla seconda riga. Se c'è 0, questo indica che il fattore orizzontale di CB è identico alla seconda cifra e, in aggiunta, sia CR che CB sono sottocampionati 2:1 in senso verticale. E vediamo adesso alcuni dei sottocampionamenti più utilizzati. Ad esempio il 444. In questo caso naturalmente non abbiamo alcun tipo di sottocampionamento. Luminosità e colore sono campionati alla stessa risoluzione. Questo avviene naturalmente con telecamera di fascia alta e codec come il Cinema DNG, il Cineform, il ProRes 444, il DNX HD 444. Abbiamo poi il sottocampionamento 422, dove le informazioni di CB e CR sono sottocampionate alla metà rispetto alla luminanza.
Y. Nella prima riga si prendono solamente due campioni di colore e così anche nella seconda riga, per cui la risoluzione cromatica è dimezzata, tuttavia il risultato è visivamente quasi lo stesso di quello originale. Abbiamo poi il sottocampionamento 420, sottocampionamento tipico del formato MPEG. Dalla prima riga prendo due campioni di colore, dalla seconda nessuno. Infine il 411. Con questo sottocampionamento abbiamo una riduzione della codifica del colore del 75% rispetto alla piena gamma di colori RGB, ed era un sottocampionamento utilizzato più che altro con i formati DV e DVCAM. Per tornare un attimo al 444, questo sottocampionamento di colore è appannaggio di grandi produzioni. Noi di solito andiamo a vedere verso il 420, 422 e diciamo sostanzialmente tra 420 e 422 a occhio non si nota una grande differenza, però il 422, il sottocampionamento 422 può tornarci utili in due casi soprattutto. Quando dobbiamo fare una color correction molto spinta e quindi grandi modifiche di colore sul file 420 potrebbero creare dei piccoli artefatti che invece non si noteranno se abbiamo sottocampionato a 422, oppure il sottocampionamento 422 è utile quando dobbiamo effettuare delle riprese in chroma key con lo sfondo verde per poi andarlo a modificare in post produzione. Un tipo di ripresa nella quale più che la luminosità conta piuttosto avere quante più informazioni possibili sul colore, su tutte le varie sfumature di verde, per andare poi a bucare correttamente il colore dello schermo che abbiamo alle spalle per poter poi aggiungere il nostro sfondo. Bene ragazzi, per cui queste erano due o tre parole sul sottocampionamento del colore. Sono contento di aver fatto questo video perché è stato utile anche per me per ripassare sinceramente questo argomento. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere una notifica ad ogni mio nuovo video quando verrà pubblicato. E a me non resta altro che ringraziarvi della visione, delle iscrizioni, dei commenti e noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!